Buongiorno, bentornati a Fiera Zaieri. Sono Melissa Mattiussi, danzatrice, danza movimento terapeuta, educatrice alimentare del fantastico sistema Veganic che ha ideato circa 30 anni fa il dottor Jefoli, che è qua presente e oggi pomeriggio terrà una conferenza. Ho creato il Mel System per... Bravo! Applauso! Grazie, troppo buono! Grazie a tutti quanti voi. Ho creato il Mel System, un metodo originale che unisce varie pratiche legate al movimento, partendo dallo yoga, proposto in una maniera molto dolce e veramente adatta a tutti i tipi di corpi, per arrivare alla danza. Questa parola danza che spaventa molto, perché si pensa subito a Carla Fracci, Roberto Bolle, Rudolf Nureyev, che sono divinità meravigliose del mondo della danza, per cui ho il massimo stima e rispetto. Ma la danza, prima di tutto, può essere anche solo un gesto, un modo di essere di ciascuno di noi, uno stato dell'anima che è sempre nella condizione di leggerezza e che può riportare alla leggerezza anche il nostro corpo, anche a livello fisico. Ci vuole un po' di impegno, perché non basta solo la meditazione, ma come sappiamo, come ci hanno detto medici, nutrizionisti, fisici quantistici oggi, anch'io ve lo dico, ciascuno di noi ha il compito di curare questo meraviglioso ecosistema corpo-mente con quello che introduce, e quindi cibi, per cui meglio se sono a base vegetale, biologici, pensieri, le parole e le opere. E il movimento. Tra le opere c'è anche il movimento. Attraverso il movimento noi possiamo modificare il nostro stato d'animo. Oggi ve lo mostrerò sia agendolo, con una piccola performance ideata proprio per Fruttamani, mostrandovi come anche in uno spazio circoscritto, a partire anche solo dal tappetino yoga, per andare un pochino anche all'esterno, stando attenta chiaramente ai limiti che pone questa situazione, ma del resto il nostro corpo ci pone dei limiti, e così ciascuno di voi a casa poi potrà provare questi piccoli movimenti e alla fine vi guiderò anche in un'esperienza di movimento, di danza, tutti insieme, anche tra le sedie. Chi vorrà poi si avvicinerà un pochino o si metterà, troverà il proprio spazio. Per cui vi auguro veramente di riuscire a trovare la vostra via, che per me è quella della danza e dell'alimentazione sana e consapevole, per curare al massimo e al meglio il vostro ecosistema corpo-mente, per fare del bene a questo spirito che si è incarnato ed è qua per fare un'esperienza. Se ci siamo trovati, ciascuno di noi oggi ha un messaggio per gli altri. Questo è il mio per voi e sicuramente mentre danzerò riceverò anche i vostri messaggi. Mi piacerebbe che in questa danza, che parte dal seme e mostra come può nascere un fiore, per poi ritornare alla terra, alla nostra madre terra che ci accoglie, che accoglie tutte le schifezze che le diamo, ma anche le cose belle, e che poi ci nutre a sua volta, mi piacerebbe veramente che ognuno di noi adesso, per un secondo, chiudesse gli occhi, mettesse le mani sul proprio cuore e si focalizzasse su un desiderio collettivo di pace, di amore, di bellezza e di armonia, anzitutto per se stessi e poi per tutto il resto di questo ecosistema, pianeta Terra, a partire dai nostri amici animali, che non sono qua per essere nostri schiavi, ma per essere nostri compagni di viaggio, fino ad arrivare alle piante, alle rocce, a tutti gli elementi della natura. Bene, fate un bel respiro, riaprite gli occhi. E questa esperienza, se vi piace, la potete fare venendo ai miei corsi, allo spazio, la bellissima sala danza allo studio Jefoli di Milano, in zona Gambara. Tengo anche un workshop in tutta Italia e anche all'estero, e anche percorsi individuali, di famiglia, anche per bambini, molto piccoli, fino ad arrivare alle signore di 70-80 anni, di tutte le fisicità qua in sala. C'è anche qualche mia allieva che ve lo può testimoniare. Godetevi questa danza Ecological Love, pensata apposta per voi. E poi se volete togliervi le scarpe, vi muovete, altrimenti anche con i tacchi, le scarpe e la ginnastica. Adesso.
Allora, voglio arrivare a tutto il vostro corpo, per cui alzatevi, prego. Abbiamo ancora 3 minuti, mettiamo la musica numero 3. Ci prepariamo bene col movimento, prepariamo bene anche i nostri stomaci a ricevere questo buon cibo vegetale. Ok, facciamo per primo il risveglio del girasole, che è una pratica dello Yoga Harmony che ho ideato. Facciamo un bel respiro. Così risvegliamo bene l'energia e quando scendiamo pieghiamo le ginocchia, chiniamo il capo e cerchiamo di scaricare il peso della schiena verso la terra. Lasciamo il collo morbido e poi torniamo su, srotoliamo bene la schiena, apriamo le braccia verso il cielo, salutiamo la luce e doccia solare. Scendo. E torno. Rilassiamo le braccia quando andiamo giù anche le dita. Bravi, bene. Scendo. Torno su e srotolo. Ok, lascio le braccia. Vibro con le ginocchia. Faccio vibrare tutto il corpo. Scenderò. Bene. Corsettina sul posto, sempre più veloce. Ok, e ritmo. Terra, terra, cielo, cielo, e nel mezzo ci siamo noi. Ok, piedi bene a terra, in apertura, giro il bacino come l'ula hoop. Vai, liberiamo i bacini e liberiamo anche questi bacini. Cambio giro. Se volete lasciate libere le braccia di seguire il giro. In India si dice la kundalini, risvegliamo la kundalini che sale, che ha fame. Ok, avanti e indietro, dondolo. Oh, dottor Iepoli è proprio bravo, eh? E anche posturologo, kinesiologo. Adesso, 1, 2, 3 e hop! 1, 2, 3 e hop! Un bel giro con le braccia, attenzione! E hop! Adesso da dietro in avanti tipo tuffo e tuffo, l'ultimo tuffo. Ok, adesso onda onda e giro mentre faccio l'onda. Giro dall'altra. Ok, shakeriamo le spalle. Body Bollywood. Ci divertiamo.
Buona la frutta! Sono venuti anche da Bolzano per fare questa danza, eh? È vero, alzate la mano, i più alti. Ok? Schiocchiamo le dita. Passeggio sul basso, schiocco le dita. Bene. E... C. Un bel respiro e buon appetito! Grazie! Un po' di informazioni sono qua tutto il giorno, mi troverete in giro o al banco là in fondo. Grazie! Bravissima. Bravissima. Grazie, grazie.